I medici di medicina generale respingono al mittente, ossia al presidente della regione Eugenio Giani, l'accusa di essere la causa dei gravi ritardi che la vaccinazione agli ultra-ottantenni sta registrando in Toscana, fanalino di coda a livello nazionale su questo fronte. Il sindacato FIMG di Prato ribatte al governatore toscano ricordandogli i pasticci fatti nella scelta delle categorie da vaccinare e la scarsità delle dosi a disposizione che sono andate a danno della fascia più anziana della popolazione, che poi è quella più a rischio. Se qualcuno pensa a cosa vuol dire over 80, vuol dire muovere un mondo, vuol dire muovere pazienti che hanno già difficoltà di suo, vuol dire muovere i parenti. Abbiamo vaccinato secondo quelle che sono state le possibilità offerte, che ci sono state offerte. Sono pretestuose le dichiarazioni fatte dal governatore. Mi dispiace che abbia una considerazione della medicina generale di così poco conto. Credo che nessuno possa attaccare nessuno se uno dice chiaramente non ci sono le dosi. Ma se questo non è, non vedo perché debba pagare una categoria che ad oggi è l'unica che ha dato una risposta positiva. Pur condividendo il giudizio sulla campagna vaccinale della regione, il sindacato SMI accusa i colleghi della FIMG di essere stati complici della situazione. Una situazione che ha almeno due padri, il governatore e i sindacati maggiori, che hanno fatto una scelta sbagliata, tanto più grave perché erano stati avvisati. Ora ci troviamo in questa situazione e invece di remare insieme c'è chi si diverte come i ladri di Pisa, scaricando sugli altri la propria presunzione.